Ci siete? Sì. No. Mi fai spazio? Grazie. Io sono bassa e ho bisogno. No, sei bassa. Un confronto di quasi un'ora per ascoltare in maniera anche pacifica quanto richiesto e quanto chiedono appunto i lavoratori della Polizia Municipale. Cosa è emerso da questo tipo? È stato un sit-in molto pacifico e ringrazio la Polizia Municipale, i rappresentanti sindacali per il tenore proprio di dialogo e di costruzione che ha voluto avere nel proporre questo tipo di manifestazione. Ci siamo confrontati immediatamente con il sindaco e anche con l'assessore Zimbalatti e ho ritenuto opportuno essere presente qui oggi tra i lavoratori in piazza, perché questa è un'amministrazione che sta tra i lavoratori e vuole stare soprattutto con i lavoratori. L'approccio è stato molto utile e costruttivo perché si sono affrontati, anche qui in piazza, come è giusto ogni tanto che si faccia, i problemi del corpo della Polizia Municipale, che ha un'importanza assoluta e fondamentale all'interno della nostra amministrazione. E abbiamo discusso delle cose fatte, dei passi in avanti che siamo riusciti ad organizzare e a programmare e anche degli obiettivi che si devono ancora raggiungere partendo dalle criticità esistenti. Da un sit-in, da un'assemblea che di per sé poteva avere diciamo, anche il sapore di un'azione di protesta, in realtà è nato un momento di confronto positivo e non avevo dubbi che sarebbe stato così, conoscendo anche tanti agenti della Polizia Municipale che quotidianamente con fatica svolgono il loro lavoro sul nostro territorio, dicevo appunto che da questo momento di confronto si è avviato un dialogo sempre più proficuo che già esisteva nelle sedi istituzionali e che magari da oggi avrà dei momenti di confronto anche informali, perché i problemi ci sono, vanno affrontati ed è importante parlarsi per evitare poi che si traducono in incomprensioni o in difficoltà che purtroppo alle nostre latitudini non mancano mai, ma che ci impegniamo quotidianamente insieme ai sindacati, insieme ai lavoratori come amministrazione a risolvere. Qual è il primo passo che compierete appunto per recepire le istanze dei vigili? Già abbiamo rappresentato tante cose fatte oggi qui in piazza, seguiremo le attività ovviamente in maniera importante all'interno della delegazione trattante, quindi con le organizzazioni sindacali e con le RSU che ringrazio per il lavoro anche di stimolo che fanno nei confronti dell'amministrazione, ma d'accordo anche con i rappresentanti sindacali qui oggi e i lavoratori, organizzeremo un tavolo specifico per le esigenze della Polizia Municipale, come hanno richiesto anche loro e che trova la mia piena disponibilità del sindaco e dell'assessore Zimbalatti. Tra le problematiche emerse c'è anche quella relativa al futuro comandante. Sì, come ho avuto modo di dire a loro, l'amministrazione ha fatto una scelta coraggiosa che va oltre se stessa. Il sindaco ha scelto di consegnare a questa città un comandante della Polizia Municipale a tempo indeterminato. Questa procedura ovviamente è una procedura che passa attraverso un concorso pubblico e che quindi ha dei tempi specifici. Tuttavia ci rendiamo conto che le procedure più lunghe ovviamente non possano compromettere l'efficienza del settore della Polizia Municipale ed è per questo che stiamo insieme al sindaco, al segretario generale, all'assessore Zimbalatti e a tutta la giunta individuando una soluzione che possa consentirci di dare le risposte ai cittadini e al corpo di Polizia Municipale nelle more dell'espletamento della procedura di selezione pubblica che abbiamo già avviato nei termini di legge. Ben vengono questi tipi di confronti? Assolutamente sì, ripeto, non siamo persone che si stanno in una torre d'avorio, ecco, ci piace stare tra i lavoratori, oggi la mia presenza qui, ne abbiamo discusso stamattina del sindaco, vuole significare proprio questo, siamo vicini ai problemi, siamo all'interno dei problemi dell'amministrazione, dei cittadini e dei lavoratori, se non altro perché dalla mattina alla sera con fatica cerchiamo di fare con umiltà soprattutto il nostro lavoro a servizio della città, quindi sì, ben vengano anche questi momenti. Ecco, l'incidente grazie a voi. L'incidente di Pentimele. Quanto può avere inciso nel corpo di Polizia Municipale, fermo restando che probabilmente loro non hanno responsabilità rispetto sì. Alla dirigente Spanò che è tra gli indagati? Su insomma, questo ovviamente c'è una procedura penale aperta, ci sono delle indagini che faranno il loro corso e un processo che si svolgerà. Noi come amministrazione comunale abbiamo posto in essere tutti gli atti necessari a che ciò ovviamente non si verificasse. Siamo profondamente rammaricati per questa tragedia accaduta a questi nostri cittadini. E ovviamente stiamo facendo il possibile, scusate un po' di abbassamento di voce, è da un'ora che parlo. È da un'ora che parlo. Stiamo facendo tutto il possibile insieme agli assessori, al consigliere delegato Burrone,
sempre più per continuare il nostro piano strada e mettere la città in condizioni di sicurezza. Grazie.